La partita era chiusa fondamentalmente, poi l'abbiamo riaperta noi perché magari ancora non sappiamo gestire i ritmi della partita nei momenti chiave, ma avevamo fatto un lavoro incredibile prima, avevamo fatto cose nuove, l'abbiamo buttata sulla tattica perché ad armi pari non puoi giocare contro Diminic o Lombardo o via discorrendo. L'abbiamo buttata sulla tattica facendo zone press un po' alla giovanile. Ottima affermazione dell'AMBC Servizi Arezzo, che al Palasport Estra riesce a superare la stosa Siena arrivata ad Arezzo con i favori del pronostico, ma costretta ad arrendersi alla squadra di coach Evangelisti. Sono state eccezionali, ragazzi, più che altro perché l'abbiamo messa su in una settimana e sono riusciti a sbagliare pochissimo. La fitta ancora, 8 secondi, è finita, ci prova, non va, finisce fuori. 2 secondi di aspettano lo sbarezzo per la vittoria finale. Ma la Virtus, vediamo, finisce, è finita. La Virtus Siena esce sconfitta dopo non essersi mai arresa. La SPA vince questa partita, sta soffrendo, vincendo, ma alla fine la porta a casa. Ma penso sia chiaro a tutti e l'obiettivo sia la salvezza, visto le squadre e i roster che ci sono. Siamo una squadra, penso, una delle più giovani. Quasi nessuno di noi ha giocato in Serie B, sono al primo anno, quindi penso l'obiettivo sia chiaro a tutti. L'obiettivo nostro personale è di far crescere questi ragazzi il più possibile per riuscire poi a giocarsela con queste corazzate tipo Virtus Siena e raggiungere un livello simile a loro, vicino a loro.